Hola a todos e benvenuti o bentornati sul nostro canale. Spero che stiate avendo una splendida giornata. Non so ancora bene cosa sarà questo video, però siamo ufficialmente a settembre, il che vuol dire che l'autunno si sta avvicinando e io sono strafelice perché è la mia stagione preferita. Se vi va, diteci qui sotto qual è la vostra stagione preferita e perché. Personalmente adoro l'autunno perché mi piace rimanere a casa a bermi una tazza di tè, la sensazione di mettermi un maglione, l'arietta più fresca, cambio i colori della natura e basta, se non vado avanti ore. Ho appena finito di fare tipo lista dei desideri per questo autunno, se così si può chiamare. Ne faccio una in genere prima dell'inizio di ogni nuova stagione, così mi godo appieno quello che la stagione ha da offrirmi. Mi chiedo cosa mi piacerebbe fare e poi faccio una mini lista. E la lista per questo autunno 2022 è molto molto semplice perché con Leon appena nato non so cosa saremo in grado di fare in realtà, quindi l'ho tenuta abbastanza minimal. E quindi ho scritto: allora, bere la prima tazza di tè a casa nuova, perché non l'ho ancora fatto, e quella è un forse la cosa che mi emoziona di più, sono una fanatica delle tazze di tè. Comprare una decorazione autunnale, non voglio spenderci troppi soldi, però vediamo che ci ispira, che si trova. Poi cucinare un dessert autunnale, non ho ancora deciso quale, però lo faremo e se avete consigli ditemi. Mettersi finalmente un maglione, non vedo l'ora, fa ancora troppo caldo. Non fa caldissimo, però è troppo caldo per un maglione. Guardare un film o una serie autunnale, leggere un libro autunnale, non l'ho ancora scelto, ma parteciperò tra un paio di settimane, mi sembra, a una maratona di lettura, quindi vediamo, scelgo qualcosa. E poi ho scritto fare una gita fuori città, un'escursione da una giornata e basta, anche perché con Leon non siamo ancora mai usciti dormendo fuori, ecco. Per ora teniamoci sul semplice. Sono super piccole cose in realtà, però non lo so, l'idea di farle mi emoziona. Intanto qui, per la giornata di oggi abbiamo qualche commissione da andare a sbrigare. Devo cambiare due regalini di Leon, uno è troppo piccolo mentre l'altro è troppo grande. Devo passare in farmacia, se mi riesce passo a Maison du Monde perché lo adoro, mi piace tantissimo come negozio. Video non sponsorizzato, ovviamente. Poi dobbiamo passare velocemente a fare la spesa e l'idea era preparare un dolce a sorpresa per Jorge. Ma visto che andiamo sempre a fare la spesa insieme, se metto qualche ingrediente più particolare, ecco, che non usiamo tutte le settimane, se ne ammosca, quindi sorpresa relativa, ecco. L'idea è di preparargli questi, che sono dei biscotti al burro d'arachidi e gocce di cioccolato. Jorge va pazzo per tutte le cose che contengono burro d'arachidi e il fatto che ci abbia il cioccolato è un plus, tipo. Però dobbiamo metterci a cercare il burro d'arachidi perché non si trova facilmente. Casa, dolce casa, mi parcheggio qui al nostro tavolino provvisorio. Allora, siamo tornati, non ce l'abbiamo fatta a fare tutto. I regalini, uno non l'ho cambiato, ci dovremo tornare e uno sì. Ho preso questo che è abbastanza grande, però Leon adesso ha 3 settimane e gli va una 3 mesi. Quindi questo in realtà è una 6 mesi, che lo so che è gigante, però è per farci tutto l'inverno, quindi sicuramente andrà bene, forse rimarrà un pochino grande, però andrà bene. L'unica cosa, me ne sono appena resa conto tornando a casa, è che ci hanno lasciato l'antifurto, quindi devo ritornarci. Poi siamo passati a Maison du Monde e ho preso questi due, non mi viene il termine, per il sapone, insomma. Sono due, uno per ogni bagno. Poi avevo preso questi, così ce li metto dentro. E poi sempre a Maison du Monde abbiamo preso questo misurino. C'ha sia i millilitri che le cups, che è fantastico perché
Molte delle ricette che facciamo in realtà hanno le tazze, le cups come misura, quindi questo è perfetto perché ce le ha tutte e due. Molto molto bella anche la qualità. Ora, detto ciò, ripieno loro e poi, se tutto va bene, Leon ce lo permette, facciamo i biscotti. Allora, come ingredienti in realtà solo loro, diciamo: zucchero, farina, bicarbonato di sodio, gocce di cioccolato, burro, lievito, uova, burro d'arachidi, sale e zucchero di canna. Poi comunque, se volete, vi lascio la ricetta qui sotto. Ok, già primo errore, non dovevo mettere lo zucchero dentro la farina, lo dovevo mettere nel burro liquido, quindi ora provo a levarlo, vediamo, e Leon sta piangendo. Ok, allora ho messo Leon a dormire, non so quanto tempo abbiamo e devo anche pensare a come rimediare a questa cosa. In realtà è tutto abbastanza mischiato, zucchero e farina, quindi questa è la situazione praticamente. Quindi dovrei riuscire piano piano a levare lo zucchero, ma è un po' tutto mischiato come potete vedere. Allora ci ho provato e ne ho salvato tipo un terzo della quantità. Mi stavo chiedendo se ricominciare da zero tutto, però mi scoccia buttare le cose e quindi penso in realtà proveremo ad andare avanti e vedere che viene fuori. Siamo al giorno dopo, perché Leon ieri già non ci ha fatto finire i biscotti, era tardi. Ora provo a accendere il forno perché non l'abbiamo mai acceso prima e poi ci si prova. Come si accende? Ah, per riscaldare il forno, 180 gradi. Della verità, prova biscotti. Sincero. Sta buono. Sì? Mm-hmm. Troppo zucchero? No. No? Questo è per voi. Critiche di qualche tipo? Costruttive? Io proverei a mettere le noccioline. Le noccioline? Tritate. È che le noccioline si raccomandavano di non mettere pezzi, perché poi si sbriciola tutto. Per quello anche no. Del burro d'arachidi dicevano di prendere quello creamy. No, uh-huh. No, buono. Sì? Buono, anche buono. Salve. Ho fatto solo mezza dose, l'altra metà è sempre nel frigo, perché se no erano troppi. E così ce li mangiamo piano piano. Questo era tutto per il video di oggi. Noi speriamo che vi sia piaciuto. Se avete suggerimenti per i prossimi video, scrivetecelo nei commenti qui sotto. E noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. Ciao! Ciao!
Balla, balla come solo tu sai fare.